siamo alla Galleria del Tiro di Lograto, sono qui con l'ingegner Emanuele Sabatti. Oggi è una giornata importante per l'azienda Sabatti perché è stata presentata la nuova carabina Tactical Evo, la carabina che è l'evoluzione di quella Tactical tante vittorie conquistate nel tiro a lunga distanza. La Evo è la nuova versione, ma non è una semplice evoluzione, è una vera e propria rivoluzione, ed è proprio l'ingegner Sabatti che ci spiega che cosa c'è di diverso tra la vecchia tattica e la tattica al vivo. Partiamo dal presupposto che la Sabatti ha prodotto una nuova azione espressamente dedicata al tiro semplice, con la quale avevamo già equipaggiato la TLD, che ha un calcio in alto, e la ST-18, che è un'arma tattica. Questa azione adesso l'abbiamo montata sulla tattica Evo. Quindi azione nuova a tre tenoni, un'azione estremamente robusta, pensata espressamente per il tiro. Quindi la Sabatti avrà due azioni per la carica, la nuova e la Safi, e un'azione che noi chiamiamo Blizzard, che è l'azione che usiamo per le carabine. Le due caratteristiche principali, Emanuele, sono azione tutta in acciaio e chiusura a tre tenoni e non a due come la vecchia Rover. Sì, la chiusura a tre tenoni ha diverse motivazioni. La più importante è che è velocissima da azionare perché ha 60 aperture a 60 gradi. Poi i tre tenoni offrono un appoggio maggiore e noi qua abbiamo studiato proprio un'azione che fosse particolarmente adatta al tiro e fosse in grado di pressioni alte, quindi tre tenoni hanno anche proprio questo utilizzo, la capacità di funzionare allora, con continuità, perché poi questo è l'importante, certo, in una gara non è come poi anche negli anni non c'è, quindi un'operazione, nuovo l'otturatore, ma nuova anche la calciatura. Allora, la calciatura è stata modificata per ospitare questa nuova azione, ma quello che c'è di nuovo è che la ricomposizione questa calciatura non è erbita, ma è un guscio vero e proprio, un guscio che ha irrigidito la calciatura. Tant'è vero che tramite questo irrigidimento della calciatura le prestazioni della carabina sono migliorate perché una calciatura più rigida offre comunque delle prestazioni superiori. Ecco, senza poi dimenticare la canna. Ecco, l'unica cosa diciamo che non è cambiata rispetto alla vecchia versione è quello che oggi è il fiore all'occhiello della calciatura. La canna MRR. In realtà qualcosa è cambiato. Per il 308 c'è stato un semplice miglioramento della qualità interna delle canne, delle superfici più lisce, più omogenee. Abbiamo proseguito nel miglioramento di tutti quelli che sono i processi tecnologici di costruzione canna. Mentre invece nel calibro 6 e 5 abbiamo fatto proprio un calibro. Tant'è vero che immediatamente con 6 e 5 ci siamo accorti che le prestazioni sono completamente migliorate. 308 è una conferma, il 6 e 5 è nettamente. L'ultimo dettaglio, per un dettaglio non è, Emanuele, il prezzo al pubblico di questa carabina. Allora, fino a fine anno noi confermiamo 1570 euro. Per l'anno prossimo vedremo, quindi abbiamo confermato un prezzo. Chiamiamolo prezzo di lancio, ma in realtà è il prezzo esatto della vecchia tattica. Ok, adesso non ci resta che andare a provare sul numero di novembre di anno la prova completa della nuova Sabatti Tactical Evo.